Sui calci piazzati, parte con il sinistro di Vala, traiettoria insidiosa, allontana in qualche modo la difesa rossoblu due volte, poi il tentativo di Bernabeschi dalla distanza. Cosa succede? Succede che ci sono due uomini a terra, che ci sono molte proteste, l'arbitro deve verificare cosa è accaduto. C'è un giocatore del Bologna, ci sono un giocatore del Bologna e uno della Juve a terra, l'arbitro ha fermato immediatamente l'azione. Si sono arrabbiati i giocatori della Juventus perché evidentemente avevano il pallone tra i piedi e potevano sviluppare qualcosa di interessante lì davanti, essendo assai vicini all'area di rigore del Bologna, ma ovviamente l'arbitro non ha inteso traccheggiare, perdere tempo, è andato immediatamente a verificare le condizioni dei due giocatori che sono a terra. Quello della Juventus rimane ancora a terra, c'è stato uno scontro piuttosto duro all'interno dell'area di rigore del Bologna, meglio al limite dell'area di rigore del Bologna, il cross di Dybala, il rinvio corto se non andiamo errati di Dansville, perlomeno poco fuori i 16 metri della formazione allenata da Sinisa Mihajlovic, lì il contrasto duro tra due giocatori, ha avuto la peggio quello della Juventus che rimane ancora a terra, ma ci è piaciuta Sergio Brillo la determinazione con cui il direttore di gara è andato immediatamente a fermare tutto, volendosi per prima cosa sincerarsi della condizione dei due uomini che avevano subito l'incidente. Questo era importante, ma ha chiesto anche l'intervento del VAR, ma è ancora a terra Rabiot, perché dopo che aveva colpito il pallone e rinviato nell'area di rigore, un giocatore del Bologna gli è andato sopra e l'ha atterrato, quindi secondo me Si è rialzato, è stato uno scontro normale, però sì, aveva già colpito la palla, poi è stato. Però l'arbitro va a vedere il VAR, va a guardare cosa è successo. VAR, ma secondo me se decide per questa punizione fuori dall'area. Vediamo cosa succede, perché l'arbitro va a visionare. È cascato anche in aria, però è cascato da solo e nella parabola, poi eccolo qui, lo vediamo. De Ligt da solo è cascato nell'inserirsi e poi questa traiettoria ad uscire della palla, Rabiot l'ha rinviata nell'area di rigore e gli è franato addosso un difensore del Bologna. Vediamo cosa decide Rocchi, che adesso si avvicina all'area di rigore, che ha deciso rigore. Che si tratta? Rigore. Si tratta di rigore. Calcio di rigore? Su o De calcio Ligt. Di rigore o calcio di punizione rigore. In favore della Juventus? Su De Ligt. No, parla di calcio di rigore. Parla di calcio di rigore. Calcio di rigore in favore della Juventus. Calcio di rigore in favore della Juventus. Tutti abbastanza così incerti su ciò che stava accadendo in campo. Alla fine il direttore di gara ha detto trattarsi di calcio di rigore, evidentemente in quel calcio d'angolo che è stato tirato e che ovviamente Sergio Pio può raccontarvi meglio di noi, perché non disponiamo di mezzi visivi qua, perlomeno di video, per poter andare a controllare cosa effettivamente è accaduto all'interno dell'area di rigore del Bologna, ma ha voluto vederci chiaro il direttore di gara, evidentemente richiamato dalla sala del VAR, è andato a visionare egli stesso il televisore, il video, il display a bordo campo e ha segnato il calcio di rigore in fuori della Juventus. Siamo al minuto 23, Ronaldo che prende la rincorsa, il tiro e la rete. Cristiano Ronaldo porta in vantaggio la Juventus esattamente al minuto 23 nel corso del primo tempo, con questo calcio di rigore assegnato dal signor Rocchi di Firenze dopo aver visionato l'azione in cui da calcio d'angolo proveniente da sinistra, calcio d'angolo battuto e da Dybala, è arrivato un cross in mezzo, c'è stata tanta confusione, evidentemente De Ligt strattonato irregolarmente da un avversario e terminato a terra, l'arbitro è andato a verificare cosa fosse accaduto nel display a sua disposizione a bordo campo, evidentemente richiamato dalla sala del VAR, e ha segnato il calcio di rigore alla Juventus, il calcio di rigore che è stato poi realizzato da Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che lo ricorderete aveva sbagliato un calcio di rigore contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia e si è immediatamente, come dire, vendicato sportivamente di quell'errore andando a piazzare il pallone con grande freddezza alle spalle di Skorupski, che è stato spiazzato dalla traiettoria del giocatore portoghese. E quindi siamo al 23esimo, ora al 24esimo nel corso del primo tempo a Bologna, la Juventus è in vantaggio per 1-0, ha segnato Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore, può succedere di tutto poi. È prestato anche, ma magari anche dall'avversario che stanno facendo il pressing molto alto. Ecco, per parlare invece del Bologna, mentre la Juventus prova a farsi vedere in azione offensiva sulla corsia di sinistra, ma c'è un fallo ai danni di Medel, per parlare del Bologna che porta un pressing organizzatissimo, d'accordo, manca l'ultimo passaggio nella formazione allenata da Sinisa Mihajlovic, fino a questo momento poco pericolosi in attacco, ma diciamo così, l'organizzazione della manovra è assolutamente perfetta, veramente degna di nota. Stai dicendo bene Francesco, perché sul trasferto e non possesso palla sono perfetti, ma poi quando conquistano una palla sono un po' disorientati. Ci vuole anche un pochino di geometria, anche di far possesso palla, invece conquistano la palla e poi subito dopo la perdono, quindi è come se non l'avessi conquistata.
C'è un fallo ai danni di Dykes, c'è un calcio di punizione in favore del Bologna, già battuto con capitano Danilo che si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, poi scaraventa ancora per Dykes sull'estremo settore di sinistra, il colpo di testa di quest'ultimo a cercare ma non trovare Sansone, c'è il solito anticipo di De Ligt che manda il pallone sul fondo ed è il terzo tiro dalla bandierina in favore del Bologna in questo primo tempo. Ripetiamo che i minuti sul cronometro sono 34 nel corso del primo tempo e il parziale vede in vantaggio la Juventus per 1-0, la rete di Cristiano Ronaldo al 23esimo su calcio di rigore, la rincorsa da parte di Barov, sempre da sinistra, sempre con l'interno del piede destro, sempre la traiettoria rientrare verso Szczęsny, il colpo di testa all'altezza del primo palo, questa volta se non andiamo errati è stato del numero 32 Swamberg, il pallone che è finito abbondantemente sul fondo, non è riuscito nella torsione completa il centrocampista di sinistra Mihajlovic, il pallone dal primo palo è finito largo rispetto al montante destro della porta bianconera, riparte la Juve, perlomeno prova a farlo, ma eccolo nuovamente il pressing del Bologna che costringe all'errore Betancourt che manda la sfera oltre il perimetro di gioco, rimessa laterale in zona d'attacco, fronte offensivo sinistro della Bologna, Dykes viene incontro Sansone, scambia ancora con il compagno di squadra, si gioca in un fazzoletto di terreno e si lotta gladiatoriamente all'altezza del limite dell'area di rigore della Juventus, ancora Barrov che riesce ad amministrare la sfera, c'è della Orsolini, si infrange quest'ultimo sul muro della difesa bianconera, poi c'è un fallo di Soriano ai danni di un giocatore della Juve, c'è anche un cartellino giallo per il numero 21 della formazione allenata a Sinisa Mihajlovic, a finire a terra se non andiamo errati è stato Milan Pjanic che è terminato a terra sulla pressione dell'avversario, l'arbitro ha visto un'azione irregolare da parte di Soriano, è stato il cartellino giallo in una partita però Sergio Pirlo ci sembra agonisticamente corretta, anche se il livello agonistico appunto della sfida ci sembra tutt'altro che blando. Non è blando, però c'è tanti errori perché ci sono troppi giocatori in poco spazio, se hai visto, no? 16-17 giocatori in 20 metri, quindi spazio ce n'è pochi e quindi ci sono molti contrasti anche. Ancora un errore della Juve in fase di impostazione, ha avuto la possibilità anche in questa occasione Medel di andare a calciare anche se dalla distanza nella porta che era sguarnita, ha rischiato tantissimo la Juve che ora è in attacco, Cristiano Ronaldo il passo doppio, poi il tocco indietro per Mihajlovic, si fa vedere Rabiot, nuovamente Cristiano Ronaldo alle prese col terzino giapponese che lo tallona da vicino, poi De Ligt che partecipa al tema di impostazione, il colpo di tacco Bernardeschi al limite, parte Dybala, ha segnato la Juventus, Paolo Dybala sotto l'incrocio dei pali con il sinistro dai 16 metri, forse 17, qualche centimetro rispetto all'ingresso dell'area di rigore del Bologna, dopo il colpo di tacco molto elegante ed efficace di Federico Bernardeschi che ha liberato la scioglia centralmente davanti alla porta di Skorupski, lo ha fulminato con un sinistro sotto l'incrocio dei pali, siamo al minuto 36 nel corso del primo tempo, arenato dall'area di Bologna ha raddoppiato la Juventus, gran gol questa volta, su azione manovrata bella, elegante, efficace, ficcante, verticale, culminata con il sinistro di Paolo Dybala, grandissimo gol, bellissimo passaggio di Bernardeschi che ha messo davanti alla porta Dybala, ma Dembélé gli ha lasciato 3 metri, cioè un giocatore gli deve fare pressione, l'hai fatto fino adesso e l'ha lasciato, lasci dei giocatori come Dybala, come Ronaldo e come Bernardeschi, quei 2 metri ti fulminano, a parte ha fatto un grande gol, l'ha messa quasi all'incrocio di palla, ma da parte del difensore del Bologna c'è stata qualche lacuna e qualche anche imprecisione nella marcatura.